La migliore risposta alla mafia è quella di utilizzare beni confiscati, frutto della loro attività illecita, e restituirli alla comunità che è stata danneggiata dalla delinquenza mafiosa. La Regione Sicilia ha stipulato un accordo di collaborazione con l'Agenzia dei Beni Confiscati e stiamo dando il meglio di noi stessi. Recentemente abbiamo stanziato 5 milioni dei fondi PNRR per il restauro della cantina Vermuncaudo di Polizia Generosa. Speriamo di poter ripetere la giornata di oggi a breve con quella inaugurazione. Un fatto è certo, la mafia va colpita al proprio cuore, e il proprio cuore è le proprietà, i loro patrimoni. Ammonta a 6,8 miliardi di euro la quota del Fondo di Sviluppo e Coesione che spetta alla Sicilia. Il governatore Renato Schifani ha incontrato a Roma il ministro Raffaele Fitto. Lavoriamo insieme per definire l'accordo da firmare tra Stato e Regione. Al netto di 1,3 miliardi di euro già previsti dalla legge per il ponte sullo Stretto di Messina e degli altri 800 milioni per la realizzazione dei termovalorizzatori. Le risorse saranno destinate a investimenti infrastrutturali significativi e strategici nei settori dei trasporti e dell'ambiente e a valorizzare la quota di finanziamenti europei. La Regione, nei prossimi giorni, definirà la propria proposta e la sottoporrà ai previsti pareri parlamentari e, successivamente, al confronto con le amministrazioni centrali. La vita di un uomo salvata grazie al provvidenziale intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Catania, che la scorsa settimana sono intervenuti in soccorso di un uomo di 64 anni di Catania, che ha tentato di porre fine alla sua vita, provando a gettarsi da un balcone al sesto piano di una palazzina in via Conte di Torino. In particolare è giunta alla centrale operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Catania una segnalazione di un vicino di casa del malcapitato che, preoccupato, ha riferito che questi aveva scavalcato la ringhiera del balcone del suo appartamento, dicendo che voleva buttarsi giù per farla finita. Giunti sul posto, osservando l'uomo in bilico sul balcone a circa 20 metri d'altezza, i carabinieri hanno immediatamente compreso quanto fosse in serio pericolo l'incolumità del malcapitato, per cui hanno deciso di dividersi per agire allo stesso tempo su due fronti. Mentre uno dei militari è rimasto in strada per cercare dal basso di stabilire un contatto con il 64enne, l'altro è quindi entrato nel palazzo per raggiungere l'appartamento interessato, che però ha trovato chiuso. Attimi concitati, durante i quali il carabiniere, non potendo accedere alla casa, ha così deciso di salire sin sopra la terrazza della palazzina da dove, sporgendosi, riusciva a vedere lo sventurato con cui iniziava a dialogare, instaurando piano piano un rapporto di empatia. Ci sono voluti infatti parecchi minuti, tanta cautela ed estrema vicinanza per riuscire infine a convincere l'uomo a rientrare nell'appartamento, sfiorando per poco la tragedia. Assicurata la necessaria cornice di sicurezza, il 64enne, rimasto illeso, è stato poi raggiunto in casa dai due carabinieri, ai quali in lacrime ha confidato le ragioni dell'insano gesto. La pattuglia, dopo aver ascoltato e rassicurato l'uomo, l'ha affidato alle cure dei sanitari del 118. Il bisogno di rinascita dopo le difficoltà che hanno portato i padroni di casa al ritiro dei giorni scorsi contro le consapevolezze di una squadra che fin qui ha saputo essere protagonista di un percorso semplicemente straordinario. Catania e Juve Stabia parte da qui, da due squadre che vivono momenti profondamente diversi, con il Catania che non vince dal 13 di gennaio e la Juve Stabia che invece non perde dal 25 di ottobre. La prima occasione è per i padroni di casa con Castellini, che sarà grande protagonista del match sull'assist di Ciccerelli. Poi Costantino va a prendersi un calcio d'angolo dando forza anche ai compagni e qui si sblocca la partita con il colpo di testa proprio di Castellini. Numero 27 segna il primo gol della sua carriera in Serie C con la fascia capitano al braccio, classe 2003, alla prima stagione nei professionisti. Mette in vantaggio il porta in vantaggio il Catania con una rete tanto bella quanto importante. Batte la miglior difesa del campionato, non solo del girone C, lo fa con un colpo di testa in tuffo veramente pregevole. C'è Ciccerelli scatenato sulla fascia, mette in mezzo col mancino, la palla riesce a essere deviata da un Thiam attento, è una Juve Stabia però un po' distratta in avvio. Belli consegna il pallone a Costantino che può tentare la via del raddoppio, para Thiam e poi libera lo stesso Bellic. Intorno alla mezz'ora segnali da parte della Juve Stabia che prova a uscire dal suo torpore, lo fa con il destro di Piscopo prima e poi con la botta di Adorante che lascia lì il pallone Albertoni per la conclusione di Candellone.
pallone che si perde sul fondo, sbaglia un'occasione molto facile, il miglior marcatore della Juve Stabia. Nel secondo tempo è ancora Juve Stabia che ci prova senza però riuscire davvero a trovare la via per far male alla difesa del Catania, prima con Candellone in scivolata, poi con Leone, la testa di Adorante. Di nuovo in avanti il Catania, che giocherà un secondo tempo molto intenso, molto solido e soprattutto molto attento. Qui però l'occasione più grossa per la Juve Stabia, suggerimento di Buglio per Mosti, che da subentrato cerca di entrare bene all'interno di questa partita. Suo destro finisce alto. Il raddoppio del Catania arriva con l'azione solitaria di Cicerelli, che dopo il dribbling serve a Castellini, il pallone per il 2-0, grande inserimento partendo dalla difesa in contropiede per il numero 27, che segna il secondo gol del suo campionato, doppietta da capitano, ripetiamo, classe 2003, interessantissimo come giocatore, una partita attentissima alla sua in difesa, ma poi segna due gol, uno da una parte, uno dall'altra, fa esplodere il Massimino di gioia, si prende l'abbraccio di tutto il suo stadio. Juve Stabia che, nonostante il doppio svantaggio, ci prova un po' anche con la forza della disperazione nell'ultimo quarto d'ora, tanti palloni crossati verso il centro senza appunto trovare la via giusta per impensierire. Ci prova anche Romeo, anche lui subentrato con un guizzo, pallone che però si perde in rimessa laterale dopo la deviazione. Poi c'è ancora spazio per Piovanello, il suo cross arriva scomodo sul secondo palo dove c'è la chiusura di Chiarella. Una Juve Stabia che spinge, una Juve Stabia che però si perde nelle cose semplici. In questa conclusione di Buglio scrive la parola fine sulla sua partita. Qui tutta la delusione del numero 8 e della Juve Stabia, che perde per la prima volta dal 25 di ottobre. Ritrova la vittoria dopo 3 punti le ultime 5. Il Catania torna a sorridere e può regalarci una seconda parte di stagione diversa. Stasera dal campo sono arrivate tante risposte. Sì, sono arrivate delle belle risposte, probabilmente perché la squadra oggi, non avendo l'obbligo di vincere, non avendo niente da perdere al cospetto della capolista, ha svuotato quello zainetto, così come è successo anche col Pescara, dove tutti ci davano, diciamo, battuti già in partenza. Quindi probabilmente la squadra in queste situazioni riesce a essere più spensierata e di conseguenza a applicare meglio quello che riusciamo a provare durante queste corte settimane. No, il modulo è lo stesso che abbiamo usato nelle ultime 5 partite consecutivamente, non è cambiato niente, sono cambiati degli interpreti a latina per le note vicende, che poi durante questo ritiro sono anche peggiorate, perché avevamo alle 19.15 onestamente non avevamo ancora contezza degli 11 che avremmo potuto schierare. Ci sono dei giocatori che vanno ringraziati, come Tellio, perché ha giocato con la febbre, lo stesso un altro paio di giocatori di quelli che sono stati schierati dall'inizio ha avuto la febbre, praticamente abbiamo avuto tutti i dottori, i fisioterapisti, io, lo staff, Zeoli, tutti. È scoppiata questa epidemia al ritiro, è ovvio, ce la siamo attaccata, e alle 19.15 stasera non avevamo ancora, ripeto, la disponibilità di tanti giocatori. Dopo la conquista da parte dell'esercito russo di Avdiivka nella regione di Donetsk, a seguito della ritirata delle truppe ucraine, anche su altre località della zona i bombardamenti dell'aviazione di Mosca si sono intensificati. La città di Selidov è stata duramente colpita negli ultimi giorni. 4 missili hanno distrutto un ospedale e un'area residenziale, uccidendo almeno 3 persone. Кожен день стріляють мільйон раз. Дай Бог їм здоров'я. Господь їм воздасть все одно коли-небудь. Дві ракети у нас там прилетіли на нашу вулицю. Всю вулицю знесло. Наш будинок частково постраждав. Обстріли дуже усилилися. Тобто ми цю ніч зовсім не спали. У нас до 4 ранку все время були прильоти, прильоти і прильоти. Ми раніше рахували, а зараз сьогодні, мабуть, більше там 30 їх було за ніч. Мені кажуть, це ніхто не витримує. All'indomani dei bombardamenti, gli abitanti della città, che sorge a circa 25 chilometri dalla linea del fronte, sono ancora sotto shock per le perdite subite, mentre fanno la fila in un punto di distribuzione di aiuti umanitari nel quartiere che ha subito più danni.
I volontari forniscono pannelli di legno, coperte e beni di prima necessità, scene diventate ormai quotidiane nell'Ucraina orientale. Ну уже сделали. Дочка здесь спала. Ну стекла все повылетали и прямо на нее, на кровать эта дверь упала и вот просто выйдем. Нам ехать некуда особо. Пока снимать жилье будем. Надеемся, что хотя бы будет тихо и может, возможно, вернемся сюда. Мы всегда же надеемся каждый день, что скоро закончится. Ну, не знаю. Либо все будет разрушено. The rescuers won't make any official comment, but off camera they tell me that this kind of scene is more than frequent. They intervene several times a month, and this is certainly not the worst they've had to deal with. As for the residents, whether they want to leave or stay, they tell me that in any case, they cannot see the end of this war, which has given them no respite in the past 2 years. I'm Vary Goria in the Donetsk region, eastern Ukraine, for Euronews. Le truppe ucraine si sono ritirate da Avdiivka. Il presidente russo Vladimir Putin ha salutato la conquista della città ucraina orientale da parte del suo esercito come un'importante vittoria. Secondo il Ministero della Difesa russo, dopo aver preso il pieno controllo di Avdiivka, le forze russe sono avanzate per 8,6 chilometri. Secondo la Russia, l'esercito ucraino nelle ultime 24 ore ha perso più di 1.500 soldati. Il comandante del gruppo strategico ucraino Tavria ha dichiarato che in 4 mesi ad Avdiivka le perdite russe sono state di oltre 47.000 militari. Secondo le forze armate dell'Ucraina, almeno 3 persone sono state uccise in un bombardamento russo su un edificio residenziale nella città ucraina di Kramatorsk, nel Donetsk, nella notte di domenica. Secondo l'aeronautica militare ucraina, la Russia ha lanciato una dozzina di missili di vario tipo e 14 droni Shahed contro l'Ucraina nella notte del 18 febbraio. Le forze di difesa aerea hanno abbattuto un missile nemico e 12 droni. Avvicinarsi il più possibile alla natura è il credo del fotografo e regista Vincent Mounier. Ha viaggiato nelle regioni più remote, dai poli al Tibet, e ha fotografato gli animali più selvaggi del pianeta. Ma la sua nuova mostra, En Forêt, è un tuffo nel cuore delle foreste vicino alle quali è cresciuto, nell'est della Francia. J'ai appris en effet l'affût et je peux y passer des jours, des heures. Je suis totalement possédé par cette rencontre, par cette envie de mettre en avant les bêtes en quelque sorte qu'on a un peu mis de côté finalement. C'est ça qui m'affecte et qui m'attriste le plus. C'est à quel point on a avancé un peu en solitaire, quoi. C'est l'homme et l'homme et les animaux. Un peu en spectacle ou en accessoire, mais pas au même rang. Il y a cette position un peu verticale qui m'agace énormément, quoi. Cette position hégémonique de notre espèce sur les autres. Il mondo selvaggio viene rosicchiato dall'uomo a scapito della diversità della flora e della fauna. Mounier vuole mostrare la bellezza di questo pianeta che stiamo consumando, sia dall'altra parte del mondo che a 2 passi da casa. Ça fait longtemps quelques années que je voyage plus, et pourtant c'est mon métier hein, de normalement. Mais pour essayer de montrer qu'on peut avoir une émotion aussi intense face à une panthère des neiges qu'un lynx, un chat sauvage ou même des fois une petite mésange. Il y a des choses qui paraissent tout à fait ordinaires et qui, quand on fait hyper attention, prend le temps et que tout est rassemblé, la lumière et tout, et ça devient extraordinaire. La mostra di Vincent Mounier è visitabile fino al 2025 al Musée des Confluences di Lione. Sfilate, giardini decorati, esibizioni notturne e soprattutto agrumi ovunque. A Mentone, nella Francia meridionale, va in scena la Festa del Limone, che quest'anno è dedicata al grande evento atteso per la prossima estate a Parigi, i Giochi Olimpici. E da Olimpiadi sono anche i numeri del festival organizzato ogni anno nella città costiera. Per l'evento sono state preparate 140 tonnellate di limoni e gli organizzatori si aspettano fino a 200.000 visitatori. La festa proseguirà fino al 3 marzo con bande musicali, orchestre, ballerini e passeggiate tra statue giganti di limoni.